da Zasimo attorno all'aperto, il sole è sparito e soffia una tramontana che sbatte le porte delle botteghe. In strada sono rimasti soldati di ronda, mercanti, cavalieri, straccioni, mantelli, spade, guernacche, tutti via, spazzati dal vento, pure a Benante non c'è più. Lo ha lasciato alla staccionata dietro la chiesa e ora chissà dove è finito. Fa per sporgersi su una fiancata, gira intorno, lo trova al molo che si abbevera e al vise dei lanzafame raggio le redini. Zosimo finge di gradire la gentilezza e sorride, e l'altro non perde tempo in chiacchiere. Ricordate il nostro incontro? Che gran mistero di luce dopo avervi lasciato. E già l'impressione che voglia mettersi a raccontare. Cavalli al galoppo quella notte, rumore di passi, tormenti di fiaccole. E continua con la tiritera di apprezzamenti. Oh, che onore, che lealtà, che coraggio. A un certo punto si blocca, preferisce non attardarsi e chiede diretto. Cercate qualcuno, non è vero, venite con me, vi mostrerò. E si avvia in una delle strade che partono dalla piazza. Ha le gambe che da cavallerizzo e non è così robusta come le passa allo stallo. I cinque grani. Ma sembra pratico della città. Zosimo rimane come un palo ficcato nel terreno. Aveva già pronta in bocca la risposta. Stava per dirgli che è lì per sua moglie. Qualcuno l'ha rapita proprio dopo il loro incontro, ma questo Alvise è un carnevale imprevedibile e non può che andare dietro. Si infilano in una strettoia, salgono su un pontile che scavalca un canale pieno d'acqua, poi scivolano sotto un arco, svoltano in un incrocio trafficato da carri e si dirigono a occidente. Sono obbligati a costeggiare il castello dove sventolano le bandiere francesi con i gigli. A vederlo da vicino, con i muri grossi, i torrioni piantati nel fossato, le grate, pare inespugnabile. Possibile che il Moro si sia fatto vincere. Al viso dei lanzafame non dice più una parola, non si volta mai, e alle sue spalle pende una bisaccia dove finiscono le pietre che raccoglie da terra. Le tocca con un bastone, sente il suono e se gli va il genio si abbassa a prenderle. Camminare con lui diventa complicato e c'è ancora da attraversare l'erba dei campi, girare attorno al castello e raggiungere una chiesa che ha una cupola di mattoni rossi. Solo laggiù Alvise si ferma a indicare la facciata di un palazzo basso e tozzo proprio di fronte alla chiesa, con due feritoie chiuse da grate. Il ragazzo che inseguite, il chierico pettirosso, precisa, abita là dentro. Possibile che Erasmo Van Gran non vi abbia indicato dove trovarlo. E fa subito un passo indietro, sparisce nell'ombra, lasso come è venuto. Di questi tempi bisogna parlare poco perché c'è vento, pensa Zosimo. Teme che qualcuno lo abbia tradito e avverte un brivido come se i muri, le tegole, gli stipiti e i mille mattoni che compongono la facciata del palazzo abbiano le orecchie puntate su di lui, che è lì, davanti al portone. Ma non ha il coraggio di bussare, lo farà a giorno pieno, adesso sta calando il buio. Però dà un'occhiata, le finestre sono incorniciate da fregi vermigli, paiono fiori di un giardino dove crescono le melegrane. Nell'angolo in alto, sotto la tettoia, si intravedono due bombarde disegnate sopra un prato d'erba e dei nimbi che volano fra i rami di un finto bosco. Se davvero qui dentro incontrerà il chierico, domani potrà tornare a Venezia. Un usignolo si posa sul davanzale di una finestra. È notte, non è ora per cantare. Zosimo allunga la mano e l'uccellino non scappa. Non trema di paura, si fa acchiappare come fosse addomesticato. Fissa i suoi piccoli occhi negli occhi di Zosimo, spalanca le ali, apre il becco e parla con la voce di un uomo che recita i salmi. Zosimo si inginocchia. Mio padre Mosè è qui a promettermi qualcosa.
Cercai di accarezzare le ali, stringe le piume fino a sentire che l'uccellino scricchiola nelle dita. Ed è strano che non cerchi di liberarsi. Anzi, più Zosimo chiude il pugno e più la matassa di ossa e di penne che ha in mano si sfarina come un pezzo di legno tarlato. Zosimo spalanca gli occhi, però spavento. Non c'è nessun usignolo sul davanzale. Ha sognato e il cuore gli batte forte. Uno di questi ogni tanto nello stomaco, balocca, ma non troppo caldo. Quel caldo tanto che basta perché vi sentite lo stomaco una bomba.